Sono stati 5 anni molto lunghi, molto dolorosi, dove però abbiamo avuto anche l'opportunità di entrare dentro questa Siria, questa patria spirituale ma anche reale per Paolo. Io vorrei rivolgere un pensiero anche alla mia mamma, che sta aspettando il ritorno di questo figlio. Lei ha avuto occasione di scrivere un articolo per un bollettino della parrocchia, dove ha ricordato quando Paolo, andando in Libano nel lontano 77, quando era all'inizio proprio del suo noviziato, disse: vado a diventare arabo. E quindi proprio questo coinvolgimento totale. E la nostra mamma dice testualmente: questo ci dà la forza di sperare sempre nell'attesa di ritrovarlo. E questo è un messaggio che noi speriamo che arrivi a Paolo, ovunque sia. Paolo, credo che possiamo considerarlo come un uomo in cammino, ovviamente indirizzato come fanno i gesuiti, inculturandosi nel contesto arabo e siriano in maniera particolare. E la sua inculturazione è stata tale che nel momento in cui le condizioni politiche in Siria erano diventate cruciali, Paolo non ha potuto, come dire, estraniarsi, ma ben consapevole di quello che stava avvenendo, ha cercato di gridarlo nel modo possibile per cercare di indirizzare una pacificazione all'inizio di tutto il conflitto. Questo non è stato possibile, ma abbiamo la consapevolezza che quello che lui ha scritto, perché alcune cose le ha pensate, le ha scritte, le ha dette anche in alcune interviste, anche molto dure, del 2012, poi è esattamente avvenuto. Quindi questo dà conferma di come fosse conoscitore del contesto culturale, religioso e anche delle dinamiche internazionali. E probabilmente mi chiedo se qualcuno trassesse, come dire, siamo una comunità molto lenta e le conseguenze di questa lentezza sono sotto gli occhi di tutti. Forse c'era qualcosa che si poteva fare 4 anni fa, ma adesso guardiamo in avanti. C'è un aspetto di Paolo importante, che è quello del dialogo con questo mondo musulmano, mantenendo la propria identità di credente in Cristo amore, e questo suo andare verso l'altro gli era possibile perché aveva una grande dimensione mistica, ed è quella che poi è presente anche nella comunità. E quindi il momento dell'incontro col Signore attraverso la preghiera, il silenzio, la comunità. E quindi questa dimensione della mistica come capacità di recuperare energia spirituale per poi andare in cammino verso l'altro e verso il Signore. Still hears you.